Jayaman, qual è la collega perfetta? Özge Gürel o Demet Özdemir? Da qualche tempo è ormai iniziata su Canale 5 la nuova soap opera turca, che ha come protagonista Jayaman. In Daydreamer, le ali del sogno, l'attore non è più affiancato da Özge Gürel, come in Bittersweet, bensì da Demet Özdemir. Ma con quale delle due attrici Jan ha dimostrato di avere più affinità? I telespettatori si sono divisi, anche alla luce di alcuni gossip in circolazione da diversi mesi. Jayaman, i telespettatori lo preferiscono con Özge Gürel. Daydreamer, chiamato Erken Sikus in lingua originale, sta ovviamente facendo discutere i telespettatori e i fan di Jayaman, soprattutto sui social. La nuova soap opera turca dimostra di essere seguitissima e ogni giorno raccoglie davanti allo schermo quasi 3 milioni di telespettatori. Nonostante questo, in molti hanno fatto notare di preferire Jayaman, affiancato da Özge Gürel. Lo scorso anno, infatti, era andata in onda Bittersweet, che aveva entrambi come protagonisti, e in tanti avevano notato la grande complicità che era nata tra i due sul set. Özge era già conosciuta al pubblico italiano dopo essere andata in onda per 2 stagioni con Cherry Season, ma i telespettatori l'hanno evidentemente più apprezzata al fianco di Jayaman. L'attrice aveva recitato anche con Serkan Kayoglu, che poi è diventato il suo fidanzato. In molti avevano sostenuto sui social che questa relazione fosse volta al termine, in quanto sembra che la Gürel si fosse molto avvicinata a Jan. Queste voci sono state smentite e sono ancora diverse le foto che ritraggono Özge in compagnia di Serkan, anche durante alcuni viaggi, ma i telespettatori non hanno dimenticato la chimica che sembrava la unisse a Yaman. Difatti il pubblico è impazzito, soprattutto negli ultimi giorni, quando sono usciti i primi trailer e le prime notizie su Mr. Falls, una nuova fiction che avrà come protagonisti proprio Özge e Jan. L'affinità con Demet Özdemir, invece, sembra aver colpito molto di meno il pubblico. Sono in molti a sostenere che con l'attrice non ci sia abbastanza complicità e soprattutto molti hanno evidenziato che il suo ruolo sia sgradevole. Diversi hanno criticato il personaggio di Demet perché Sanem avrebbe un carattere tendenzialmente sciocco e con la testa sempre tra le nuvole. Queste caratteristiche hanno portato molti fan a definire antipatica l'attrice, anche a seguito di alcune sue interviste, e sono stati tanti a non averla apprezzata insieme a Yaman. Secondo il pubblico, dunque, è molto meglio vederlo affiancato a Özge Gürel, ma nei fatti le cose sono andate diversamente. Jan e Demet hanno più volte confermato di essersi immediatamente trovati bene e di non aver mai avuto alcun problema sul set, ma al contrario sono stati complici fin da subito. Jayaman, la relazione con Demet Özdemir. Sin dall'inizio di Erken Sikus hanno iniziato a circolare, soprattutto in Turchia, molte notizie di gossip sul conto di Demet e Jan. Sono stati infatti proprio loro due a confermare di essersi incontrati per la prima volta sul set, ma di essersi sentiti come se si conoscessero da sempre. Demet ha anche raccontato in molte interviste, confermate da Jan, che diverse delle scene che vengono trasmesse sono state improvvisate. Il copione veniva seguito solo parzialmente e i due poi continuavano a portare avanti le scene con battute spontanee. Secondo gli attori, la nuova complicità era così forte che dovevano essere fermati dai produttori per evitare che le scene diventassero eccessivamente lunghe. Da questo momento in poi le voci su una loro possibile relazione non hanno mai smesso di circolare. Le voci su una loro storia sono aumentate ulteriormente quando Demet Özdemir ha confermato di aver lasciato il suo fidanzato Sekin proprio durante le riprese di Daydreamer. I due attori non hanno mai detto ufficialmente di aver avuto una relazione, ma molte indiscrezioni farebbero pensare che ci sia effettivamente stata. Inoltre lo stesso Yaman ha rilasciato molte interviste equivoche sull'argomento, sostenendo che con Demet si era formata una bella coppia, specificando però che si riferiva esclusivamente al set. A ogni modo, ora i due si sarebbero comunque lasciati, dato che Jan ha parlato di recente di una sua nuova relazione con una donna di cui si è innamorato,
anche se non se ne conosce l'identità. Oppure Gianni ed Emmett stanno ancora insieme, ma non vogliono momentaneamente svelarlo ai fan? Voi che cosa ne pensate? Avreste preferito l'attore al fianco di Özge o trovate che abbia più affinità con Demet? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.